Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale. E eccoci qui con una live, ragazzi, che secondo me ci piacerà. Siamo ragazzi oggi su Sifu, un nuovissimo gioco di cui non so niente. Ragazzi, non mi sono voluto spoilerare nulla perché, oddio, so le basi, ecco, so le basi. So solo che il gioco si basa su una questione di vendetta e kung fu, appunto. Quindi è un gioco legato al kung fu. C'è una sorta di meccanica che tra l'altro non ho neanche capito e non sono andato neanche a, diciamo, informarmi pienamente sulla cosa. Appunto, una meccanica di invecchiamento del personaggio. Adesso non so se e quanto sia legato al gameplay, ma noi, il nostro protagonista, lo vedremo crescere come le sue abilità sul Kung Fu da giovane ad anziano. Questa cosa è fighissima, secondo me, e bisogna vedere anche come si sviluppa la trama, ovviamente, perché il gioco parla appunto di vendetta. Detto questo, ragazzi, premiamo un tasto qualsiasi. Ovviamente siamo su PlayStation 5, quindi Sifu versione PS5, via. Ok. Così va bene. Ok, si vede già un'immagine sotto della pioggia. Sottotitoli, sì. Ah, ok, va bene. Italiano, sottotitoli, sì. HUD. Va bene così. Mentre ragazzi, stile grafico è molto cartoon. Se non erro, il motore grafico dovrebbe essere l'Unreal Engine. Però, wow, posso dire che l'atmosfera c'è di brutto, eh. È molto stile Aragami, se vogliamo, come grafica. Secondo me, qualcosina in più, perché mi sembra un po' più curato, molto più curato a livello grafico. Vedremo insieme. C'è il DualSense, c'è la vibrazione, del DualSense. Bellissimo. Ok, opzioni. Madonna, sono in paradiso? Aiuto! Ok, velocità visuale mettiamo metà. Intensità vibrazione. Regola intensità di vibrazione durante i combattimenti. Dimensione HUD. Vabbè, queste cose metto 85. Va bene. Volume generale. Dialoghi. Nessuna impostazione grafica? Vabbè, credo che il gioco vada a 60 fps, eh. Spero per loro perché dovrebbe essere così. Almeno su PS5 penso proprio di sì. Va bene, visuale effetto fluido. Effetto di decelerazione alla fine del momento della visuale. Ciao amore, bentornato. Facciamo così. Ok ragazzi, proviamolo perché sono veramente ed estremamente curioso. Nuova partita. Oddio, sento la vibrazione 8 anni fa del DualSense della pioggia. Oh, cioè, chi erano quelli che correvano sui tetti? Ok, ci siamo. Ecco il nostro protagonista. Ma raga, posso dire che di atmosfera è pazzesco. Ok. Ma anche graficamente mi piace un botto, sono sincero. Non è fatto per niente male. Ok, possiamo già esplorare.
Va bene. Penso proprio che dobbiamo entrare qua dentro. È chiusa. Attacchi pesanti. Bam! Già un nemico? Io non so i tasti però. Para, L1. Oh! Attacco leggero! Bam! Bellissimo! No, ragazzi! Ma è fenomenale! Ma con quale fluidità poi? Guarda gli interni, bellissimo! No, è un gioco nuovo, l'ho comprato oggi. Spostati. Who are you? Get out of my way. Oh! Pam, 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 pam! Ragazzi, belli... Madonna, ma è di una fluidità bellissima! Troia. Non è facile però, eh. Bam. Porca figata. Allora, il gioco dovrebbe parlare di vendetta. Adesso non so bene in cosa. Comunque l'abbiamo appena iniziato. C'era scritto 8 anni fa. Cioè 8 anni prima, quindi... Lui dovrebbe essere il nostro protagonista. Tra l'altro è un figo assurdo. Ok, siamo dentro un dojo. Che poi vendetta di cosa? Bisogna capire, ragazzi. Sono intrippatissimo. Ok. Ma raga, graficamente è bellissimo, eh. Altro che Aragami. Cioè, guarda il lucido per terra. Il riflesso dell'acqua e della pioggia. Guardate anche le gocce. Wow. È molto curato. Ok. Arrampicati. Merda. Rispetto al posto non essere arrogante. Non deve uscire nessuno. Forse stiamo comandando il cattivo? Cioè stiamo giocando... Stiamo facendo una strage. Ciao Dan, bentornato. Ma sono ninja questi qua praticamente. Setaccia al posto, che stiamo cercando? Tutto bene, grazie Dan, tu? A posto. Wow. Ok, stiamo esplorando il tutto, ragazzi, eh. Sì, dove hai preso la maschera che portavi nella storia? Me l'ha fatta un mio amico a mano. È fatta a mano, non l'ho comprata. Cioè, l'ho comprata da un mio amico che le faceva lui. Comunque, adesso penso che puoi trovare anche quelle originali proprio del gioco di Ghost of Tsushima. Scatto, tieni premuto R2. Wow. Beh, a livello grafico mi ricorda anche molto Kena, In effetti. Ovviamente Ken è molto più pompato di grafica. Però molto cartoon. Ok. Chissà chi stiamo cercando, ragazzi. Sono intrippatissimo. Ragazzi, è bellissima sta cosa. Io sul DualSense sento le gocce di pioggia. La vibrazione delle goccioline di pioggia.
Chi diavolo è? Prendetelo subito. Non vi conviene mettervi contro. Porca troia. Ok. Bam. Bam 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 bam. Ok. Cioè posso prendere anche gli sgabelli. Ah, posso calciare gli sgabelli e le bottiglie. Cerchio. Ah no, posso proprio prenderle. Porca miseria. Ragazzi, sapersi giocare a sto gioco è assurdo, ve lo dico già. Deve essere veramente figo. Ok. Sapete che mi mancava un gioco di arti marziali? Rage game, addirittura rage game. No, dai. Io mi ricordo che c'era un gioco simile su PlayStation 2 di arti marziali, era bellissimo. E quindi l'ho voluto comprare per quello. Guarda quanti sono. Ok, non saresti mai dovuto tornare. È passato del tempo a portare a termine quello che ho iniziato. Prendetelo. Che figata quando ti accerchiano. Mi sento Bruce Lee, ragazzi. Bam, 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 bam. Allora, non dovrebbe essere il Giappone, dovrebbe essere... Perché Kung Fu è cinese, quindi penso siamo in Cina. Cioè, il Kung Fu è un'arte cinese. Quindi credo proprio che siamo in Cina, non in Giappone. Ok. Poi vedremo, penso che ci diranno... Dove è esattamente ambientato. Qui stavano giocando. Raga, anche l'ambientazione è curatissima. In più si sta facendo un botto. Vedete bene la live, ragazzi? Penso di sì, eh. Dovrebbe vedersi bene, si sente bene. Allora. Un altro dei nostri. Where is he? Cioè, ragazzi, sti qua sono... È un po' oscurato. È normale, perché è notte sul gioco. Sì, anch'io vedo molto scuro, ma ci sta. Ragazzi, sono dei ninja assassini questi qua. Cioè, sembrano quasi dei sicari, degli assassini, guardatelo. Questi qua sono morti, raga. C'ho un machete in mano, Non sono svenuti. Stiamo facendo una strage. E il perché è da scoprire. Chi stiamo cercando? Stop. Guarda i filmati, bellissimi. Yang. Of course. You've gotten slow, Sifu. Sifu? You know why I'm here, don't you? Just step aside. Wow. You were a mistake. I should never have taught you. Now you know too much. A lui è l'ex maestro di quello che stiamo usando. By returning here tonight, you've given me a second chance. Wow. This time I will do what I must. Cazzo, è Ip Man, bellissimo. Fatti sotto, vecchio.
fatto da Dio. Cioè, le animazioni sono bellissime. When I look into your eyes, I see nothing but a frightened, angry child. Cacchio, gli aveva premuto il petto, il punto vitale, mi sa, sul cuore. Chi è quel bambino? Cosa c'è là dentro? Show yourself. Trofeo guadagnato, il vecchio maestro. Scegli il tuo personaggio. No, possiamo farlo anche ragazza. Vabbè, ovviamente noi saremo un ragazzo. Però figo che puoi anche scegliere il sesso femminile. Non pensavo. Ok. Veniamo fuori, ragazzi. Evidentemente chiunque sia nascosto là sotto e abbia assistito a questo omicidio, perché è stato in piena regola un qualcosa di terrificante, siamo noi, probabilmente. Il gioco si chiama Sifu e quel maestro anziano si chiamava Sifu. Quindi, let's go. Ovviamente sceglieremo, ragazzo. Eccoci. Siamo noi? Chi siamo noi? Il nipote del vecchio? Ci vogliono uccidere. What the fuck? Che figo, sembra Bruce Lee da piccolo. Ah, il papà! È il papà! Wow, siamo cresciuti! Oddio, che fi... Oddio, ragazzi, sembra quello là di Mulan, il... Ah, ok. Uccidi Pejar. Shang, esatto. Bam! Gli attacchi alti. Merda! E te li attacchi alti. Nizzega. Bam!
Raga, sarà il... non lo so perché sarà il Twitch. L'artista. Madonna. Colpo di palmo. Ok. Cioè? Ah, ok. Laceo. Spazza. Ok. Però. Ok. Ragazzi, ma è bellissimo il tutorial così. Sembra quasi il trailer di un film. Eccolo, è lui. Il capo. Uccidi Young. Ovviamente non lo stiamo uccidendo veramente, secondo me. Magari secondo me sta facendo una sorta di allenamento mentale. Bam! Sifu. Bellissimo. Mi prende un casino, raga, sinceramente. Bello, bello. Qui dobbiamo vendicarci di nostro padre. Poi il motivo, perché? Bruce Lee. Ragazzi, io amo queste cose. Oggi. Siamo giovani, ragazzi. Siamo freschi. Probabilmente questa è casa nostra. Questo non ho capito che cacchio serve. Sta visione. Forse per rallentare il tempo. Cos'è qua? Fajar, il botanico. È quello che mi ha tagliato la gola quella notte. È in cima alla mia lista. Ma ha tagliato la gola e sei vivo? Ok. Fa parte di una banda in cui ricopre il ruolo di botanico. Non lascia mai quel deposito. Ah, vedi? Abbiamo proprio la parete con tutti i nostri bersagli. Yang, il capo. Cresciuto e addestrato da mio padre e Sifu. No, aspetta. Il padre non si chiamava Sifu? Cresciuto e addestrato da mio padre e Sifu. Quindi Sifu è qualcun altro. Eravamo vicini un tempo. Mi ha insegnato molto negli anni. È scomparso con sua moglie e sua figlia quando ero ancora... un bambino e una bambina. Un bambino, ok. Quando è tornato anni dopo, ha ucciso mio padre a sangue freddo. Ora vive in una zona che si affaccia sulla città e gestisce un centro di cure tradizionali in cui sembra essersi completamente alienato dal resto del mondo. Cioè, quindi ha fatto altro nella vita. L'assassino di nostro padre. Però non ha avuto mai, diciamo, conseguenze per ciò che ha fatto. Un rifugio per ammalati terminali permette loro di accedere a numerose cure tradizionali per dare sollievo alle loro sofferenze. Erano amici, eh sì. No, cioè... peggio di amici, cioè erano... cioè, di più di amici, erano allievo e maestro. Ha acquisito una strana reputazione nel corso degli anni grazie ai suoi cosiddetti miracoli medici. Io leggo tutto. Un tempo questa era una zona industriale, quando il lavoro ha iniziato a scarseggiare se ne sono andati tutti. Le bande ne hanno assunto il controllo e ora è una zona off limits. Tutte queste cose che cacchio sono? Dopo ogni morte, il ciondolo aggiorna il suo contatore di morti. E così, quando torni in vita, la tua età corrisponde al numero che hai raggiunto. No! Cioè, mi vuoi dire che... ogni volta che moriamo nel gioco, invecchiamo? Ok.
Man mano che aumentano gli anni, il ciondolo perde gradualmente il suo potere. E le monete prima o poi si romperanno. Quando non resteranno più monete, non potrai più tornare in vita. La morte successiva condurrà al game over. La struttura rappresenta l'abilità di difesa e combattimento. La struttura viene intaccata ogni volta che subisci un colpo. Se subisci troppi colpi, la struttura si romperà e ti lascerà vulnerabile agli attacchi per un breve lasso di tempo. Deviare e parare gli attacchi eviterà che la tua struttura si rompa. Evitare gli attacchi rigenera una piccola quantità di struttura. Puoi distruggere la struttura di un nemico attaccandolo e deviando parando i suoi attacchi. Una volta distrutta la sua struttura, la metti al tappeto. In seguito a un game over o un arrenditi, potrai scegliere il livello da cui ricominciare, tra quelli che sono stati sbloccati. Ricominciare all'età più giovane che avevi quando hai raggiunto quel livello. Cioè, aiuto! Le abilità e i potenziamenti sbloccati durante le partite precedenti andranno persi, ma tutti gli oggetti e le informazioni sulla bacheca delle investigazioni, così come le abilità sbloccate in maniera permanente, saranno ancora disponibili. Cioè, ragazzi, sta cosa è una figata a pensarci, eh? Perché tu, cioè, il gioco ti dice, bene, vai, fai la tua vendetta e mettici anche un'intera vita per farla, perché ogni volta che muori invecchi e se arrivi all'età più anziana, muori e devi ricominciare il gioco, la tua avventura da un checkpoint, vabbè, poi si vedrà come funzionerà, però l'idea è fighissima, perché ti dice, cazzo, sei lì, devi fare la tua vendetta e non puoi permetterti di sbagliare, perché sennò muori come nella realtà. Figata, è bellissima sta cosa. Poi quanto farà incazzare bisogna vedere, perché se il gioco è davvero difficile, come dicono, perché ho letto cose, ragazzi, su internet, che sto gioco è impossibile, va bene, però mi intrippa. Acquisisci punti esperienza sconfiggendo nemici. I punti esperienza ti permettono di acquistare abilità per la partita attuale. Una volta acquistata un'abilità, potrai consolidarla in modo che sbloccarla in maniera permanente per tutte le tue partite. Ok. Alcuni attacchi non possono essere bloccati. Dovrai deviarli, pararli o provare a evitarli. Saranno segnalati dal bagliore dell'arto del nemico. Altri attacchi non possono essere bloccati né deviati. Puoi soltanto provare a evitarli. Saranno segnati da un bagliore dell'arto e da un cerchio rosso. Ok. Alcuni attacchi possono essere puniti effettuando la giusta difesa. Dovranno essere deviati o evitati. Cioè, ragazzi, è un gioco molto tecnico. Deviare l'attacco verrà deviare. L'attacco verrà parato, lasciando l'avversario vulnerabile ai contrattacchi o lanci. Evitare. L'attacco verrà rallentato. Qualsiasi colpo inflitto al nemico in questo frangente lo stordirà. Gli avversari storditi non possono difendersi, restano pertanto vulnerabili ad attacchi o lanci. Un avversario stordito ripetutamente può cadere in uno stato di confusione durante cui non si può difendere per diversi secondi. Ok. Kuroki, l'artista. Il passato di Kuroki è impenetrabile. Senza dubbio è di origini giapponesi e le voci di corridoio la collegano alla malavita del suo paese. Deve esserle successo qualcosa per obbligarla a trasferirsi in Cina. Ora gestisce un museo d'arte. È lì che lavora, lavora giorno e notte alla sua esposizione più ambiziosa di sempre. Ok. E tu? Assieme a mio padre, Jin Feng godeva di un'ottima fama e di grande rispetto nella cerchia di maestri di Kung Fu della città. Era sempre la prima a difendere i deboli e gli indifesi. Avevano un gran senso della giustizia. Non so perché si sia rivoltata contro di loro, ma la pagherà per questo. Ora è capo di una grande corporazione molto potente. Si occupa ancora di aiutare i bisognosi e lo fa con mezzi migliori. Ma la sua improvvisa ricchezza è piuttosto sospetta. L'edificio più alto della città, situato in un distretto di nuova costruzione, l'ufficio di Jin Feng è all'ultimo piano dello stabile. Ok, aspetta che ricordo. Meno male che ci sono giochi dove si possono. Eh sì, è vero. No, figata sta cosa che si può usare anche la femmina. E sarà interessante anche vedere il personaggio femminile. Ok. Sin, il combattente. Sin l'ho incontrato diverse volte da bambino. Mio padre e suo padre si conoscevano in quanto maestri di Kung Fu. Non riesco a credere che abbia contribuito alle loro uccisioni. È coinvolto in un evento chiamato Burning che si svolge al club. Devo andarci presto, quando non c'è troppa gente. Probabilmente, ragazzi, saremo noi a decidere
dove andare per primo. Perché la lavagna è vasta, cioè guardate quante cose possiamo trovare, chiavi, documenti, cose, indizi. Cioè, quindi è fighissima sta cosa. Un famigerato nightclub in città. Il proprietario è un amico intimo di Shin. Ricordo che suo padre si lamentava della sua frequenza a scuola e sembra che i clienti non siano molto meglio. Diciamo che così diventa più stimolante seguire la trama e di conseguenza giocarsi invece se ogni volta il protagonista è uomo due palle. Ovviamente mi dissocio. Beh, sì, effettivamente sì. Ti rende più partecipe se sei una ragazza che gioca al gioco, usi la ragazza, giustamente. Va bene. Abbiamo esaminato quello che c'è da esaminare. Combo. Ah, vedete? Cioè, quanto è tecnico, ci sono le combo, ovviamente, eh. Spacca schiena, attacchi. Vabbè, queste cose le impareremo col tempo. Wow. Personaggio, guarda che figo che è. Vedete che abbiamo un ciondolo strano. E secondo me quel ciondolo ha quel potere della vecchiaia. Sblocca potenziamenti per le tue statistiche trovando i santuari. Apprendi le abilità grazie alla morte o ai santuari. Cioè, quindi possiamo apprendere abilità anche morendo? Ok. Va bene. Sono le 15:35 di pomeriggio. Ah, vedi? Qua andiamo avanti. Va bene. No, volevo solo vedere se posso mettere il doppiaggio in cinese a sto punto, perché in inglese... Non posso. Cazzo, mi sa che c'è solo in inglese. Peccato. Avrei preferito avere il. Avrei preferito avere il doppiaggio. I sottotitoli ovviamente in italiano. Però il doppiaggio non in inglese ma in cinese per godermi più l'atmosfera. Peccato che non si possa mettere. Vabbè. Che figo, raga. Quanto mi ricorda Bruce sta cosa. L'uomo di legno. Ah, possiamo allenarci? Azzera la situazione. Ah, qua possiamo proprio allenarci, sì. Ah, abbiamo anche il ciondolo attaccato a... Vedete? Al fondo schiena. Guarda che bello. Chi è che casa che c'ha? Complimenti. Quanto mi piacerebbe vivere in una casa così stile Giappo, ragazzi. Non immaginate. Albero abilità. Senti il braccialetto. Che figata, possiamo usare il bastone di Goku. Tipo... Bellissimo, lo voglio. Per bastoni e aste, un ampio attacco in... Vabbè, raga, non abbiamo niente, quindi non possiamo spenderli. Punti abilità, non abbiamo niente. Andiamo, carissimo. Iniziamo la nostra... Oh, guardate la foto del padre. L'altarino per il padre. Che cosa dolce. Ragazzi. Iniziamo la nostra vendetta. Lo squat. Andiamo. Facciamola pagare a questi bastardi. Scusa Twitch, ma devo dirlo. Mi sto immedesimando. Ok, ma è una fabbrica, tipo? Inizia. Beh, siamo un bel ragazzo comunque, eh. Devo dire. Ma ci sono collezionabili in giro? They've blocked the entrance to the warehouse. Need to find another way inside. Ok.
trovare un altro punto per entrare. Beh, dice un punto. Sono già sgherri, eh? Ragazzi, mi sento tanto Bruce Lee in sto gioco, è bellissimo. Perché in un film particolare di Bruce Lee, anche lui cerca vendetta e va in giro a spaccare tutti. Vabbè, figa. Fatti sotto. Mamma mia, bellissimo sto gioco. Mi medesimo. Guardalo, madonna ragazzi. Incredibile. Tossici. Non credo che saranno un problema. Tossici. Ah, sono distorti. Spacco la testa, bottiglia in testa. Non svegliamolo, siamo furbi. Hey you! Quello dorme, probabilmente è drogato marcio. You, stay there. Ma chi è? Uè! What the? Bam! Ragazzi, mi esce dal cuore fare sti versi, mi dispiace, ma un fan di Bruce Lee come me non può non farli. In un gioco del genere. Devo capire bene come usare le bottiglie, perché già posso lanciarle addosso. Dobbiamo andare di sopra? Chissà. Bam! Ma tocca male. Avete ucciso il padre sbagliato della famiglia sbagliata, pezzi di merda. Bam! E sono cazzi vostri. Mamma mia! Che spettacolo. Ehi, ciao bellina, fatti sotto. Voilà! Poverina. Merda! Nebbia viola, esamina. La droga che viene prodotta qui è comparsa un paio di anni dopo la morte di mio padre e il suo consumo si è diffuso a macchia d'olio in città. Brutta storia. Vedi, ci sono dei collezionabili, allora stiamo attenti. Giustamente puoi trovare indizi, cose così. Madonna, quanta gente! Check this fucking clown out. Help you with something? Spostati. Get out of my way. Looks like we got a smart ass here, guys. Damn, he's on fire. Chi è il prossimo? Merda. Oh, sta qua con sto bastone ha rotto, Bam! Insane.
Ma devo capire come schivare, però. Cioè, ci sarà... Oh! Seleziona punto. Cosa vuol dire? Colpo... Ah! Che figo! Ah, così, ok. Beh... Last bag's on his way to you. Cioè, quindi sta cosa serve per colpire i punti vitali. Che figata. Ehi, bella. Ma tu sei cattiva, non è la di essere cattiva. Che dia. Ma volevo lasciarti stare. Bam. Questo è il cappellino che ti rendeva un po' innocua. Cazzo, ci sono più strade però, eh. No! Cazzo! Ok, così vediamo anche come è la situation. Questo è il tuo contatore di morte. Aumenta di uno ogni morte, ovviamente. Continua. Ah, possiamo arrendere. Sì, è allucinante. Però, vedi, siamo morti. E possiamo sbloccare stabilità. Quindi morire fa parte del gioco. Cioè, in certo, è impossibile forse far tutto senza morire. Non lo so. Sblocca. Focus oscillazione 360. Ah, tante cose ci sono. Madò, quanta roba. E questo non è male. Bam! Questo voglio. Trofeo guadagnato, la vita è maestra. Ah, no, non è che moriamo. Vedi, quadrato, rialzati. Quindi... Cioè, quindi io ho 1, 2, 3, 4, 5... È da capire sta cosa. Cioè, 5 possibilità? Eh sì. Quando torni in vita, il valore del contatore di morti si somma alla tua età. Ok, è particolarissima sta cosa. E quindi io quanti anni ho, scusami? Ho 21 anni! No, bellissimo! No, sta cosa è assurda! Ok, pezzi di merda. Merda.
Raga, quelli con quei bastoni sono assurdi, eh. Ok. Ho capito! Ma ragazzi! Ragazzi! Ok? Va bene. No, c'ho già 23 anni. Aiuto, che ansia sta roba. Oh, tu hai rotto il cazzo. Posso dirti che hai rotto? Grazie. Ah, perché è scesa uno? Ah, quindi... E da capire sta cosa, perché mi è scesa una alla morte e erano due? Ok. Però particolarissima sta cosa qua. Vedete, c'ho già un po' di barbetta in più. No, sta cosa è assurda. Bellissimo. Ok. Però... è possibile che... un sacco di strade qua. Io non voglio lasciare niente indietro. No, questo è già passato. Sai cos'è? Più che altro è padroneggiare tutti i comandi, perché comunque ti devi abituare a attaccare, schivare, a parare. È veramente complicato, però è figo. È parecchio figo. E secondo me una volta che padroneggi il gameplay, è una figata pazzesca. No, mi sono tornato indietro, vero? Sì, sono tornato indietro. Warehouse. I'm getting closer. Mi sto avvicinando. Ma posso sfondarla? No. Oh! Cos'è? Il Drago Sharon. Scegli una ricompensa. Età 23. Durata armi. Salute all'atterramento. Aumenta la tua struttura massima. No, salute all'atterramento. Direi. Apri albero dell'abilità. Ok, che è questo. Che figata, ragazzi. Quindi queste statuette di drago servono per potenziarci le statistiche del nostro personaggio. Fico. Fico ficata. Ok. Ce la posso fare. Vai, sì che ce la facciamo. Vai tranquillo, siamo un super tu. Vai. Oh merda. La musica. È un boss? Mi sta dando con un boss, raga. È la madonna. Oh. Tieni premuto L1. Ok. Ma che ansia, Majin Buu. Aia. Aia. Madonna del... ti prende pure per il culo, eh. Ragazzi, è complicatissimo, eh. Contro i boss. Colpo accecante. Fammete. Vedi, morti zero adesso. Quindi secondo me ti puoi salvare, tra virgolette. Cioè puoi non invecchiare se stai attento. Perché in base magari ai boss che sconfiggi durante la storia ti fa tornare più giovane. No, l'età non cambia però. L'età rimane 23. Da capire sta cosa qua. Ma quanti soldi. Criminali incredibili questi. Banconote.
Soldi sporchi di droga, di estorsione e sicuramente anche di sangue. Poco ma sicuro. Va bene. Però si invecchia velocemente. Se muori sì. Se muori sempre abbastanza. Oddio. Che spavento, pensavo di essermi buttato nel vuoto. Ma secondo me possiamo prendere tipo stealth? Vediamo. No. Oh, pezzo di merda. Bah! Qualcuno? Come on, speed this up. I don't want to be late for the club. I plan to win big tonight. Quanta gente. Don't just stand there. Get him. Porca troia, quelli coi bastoni, Dio Bono! Che stronzi che sono! 790. Questo posso sbloccarlo adesso. Poco su oscillazione, 360. Solo bastoni però. E non ce l'ho ancora il bastone, quindi evito. Focus spazzata potente, attacco, attacco focus. Un colpo potente diretto al ginocchio del nemico lasciato per terra per un po'. Direi di sì. Rialzati. Età 24. Ok. Sto bastone di merda. Proviamo una nuova spazzata. Bam! Come schiva sto qua, c'ha l'ultra istinto. La madonna, il tuo istinto veramente. Pam, pam. È un boss questo qua, oh. Porco di un cane, pam. Fatti sotto. Fatti sotto. Pam, 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 pam. Sei mio. You are mine. Ah. Era un boss questo comunque, sì. Ma zero sulle morti. Volantino del club. Il Burning. È qui che spero di incontrare Sin. O Sean. E Sean. Ho sentito uno dei criminali che parlava di scommesse relative a qualcosa che avverrà lì stasera. Ok. Nel club, che casino, ragazzi, pieno di gente. Già qua, non scherzo. Cioè, alla fine siamo tipo. Il tubo, assolutamente. Alla fine siamo tipo in una. Nella loro, tra virgolette, base. Nel loro covo adesso. Dove fanno. Dove producono la droga, eccetera. Altro boss. Porco cane che botta.
Mazzo di chiavi. Spostarsi all'interno del deposito era senz'altro più facile con queste chiavi. Ok, abbiamo trovato delle chiavi. Sì, infatti. Non è che siete molto di supporto. Oh, statuetta. Ok, serve struttura. Aumenta la tua struttura massima. Direi che quella è la cosa più importante per ora. Ok. Importante trovare se stato, ragazzi, perché sennò non ti potenzi. Però è difficile come gioco, ragazzi, eh. Concordo con chi diceva che è difficile. Non è proprio facile per niente. Cioè, un minimo errore in combattimento ti mettono per terra. Ok, mi sa che... mi sa che ho fatto qua. Cancello di metallo. Gloria l'ha detto, se serpe verde. Sì, sì, no, oltre Gloria anche... cioè, ho letto anche articoli in giro su internet che appunto dicono che è difficilissimo sto gioco. Questo cancello tiene i loro soldi sporchi al sicuro. Ok, e l'abbiamo aperto. Wow. Almost there. Need to get through that door. Ok, dobbiamo passare per quella porta. We have a city to deliver to. Boss wants everything shipped out of here today. Ma se mettevano anche lo stealth era una figata ancora di più, eh. Ehi. Oddio, c'è un po' lo stealth, perché comunque se li becchi al dietro li fai fuori subito. Quindi un minimo salt c'è, in effetti. Cos'è qua? Bastone di legno. Ah no, ma è una cosa di legno schifoso. No, no, meglio il tubo. Pensavo fosse un bastone. You're sure about that? Kung Fu? Honestly. Beh, direi che ti ho fatta secca, amica mia. Cosa c'è qua? Cos'è sta roba? No! No, porca tra che botta. Che ansia. Merda. Lo sapevo. Ok, 1003, possiamo prenderci un altro un altro potenziamento. Direi con questo. Ok. Ah, sblocco definitivo. Ah, ok. Va bene, rialzati. 25 anni. Want some more? Nerves get the better of you? Ma perché quelli col bastone non riesco a pararli proprio minimamente, porca miseria. I pity you.
Porca troia, questi quei bastoni, quei tubi. Madonna, le lince. Cosa? 27 anni. Pezzo di merda. Va bene. Ma raga, porca troia, ma è impossibile. Ma basta, hai rotto il cazzo. Ma è fortissimo. No, non c'ho più 30 anni. Guarda che c'ho la barba adesso. Madonna del Dio, hai rotto il cazzo. Bam. Cioè guarda, è difficilissimo, perché una volta che ti colpisce una volta, ma va a cacare. Bam. Guarda che siamo trentenni adesso. Fiore viola. Il fiore utilizzato per creare la nebbia viola. Ok. Vedi, però invecchiando ti abbassa la salute. Cioè comunque alcuni parametri te li abbassa, alcuni te li alza. Bisogna stare all'occhio qua, eh. Oh, aspetta, c'è qualcosa qua. Oh, un bastone. Oh, signore. He's expecting me. I don't think so. Only the long-haired guy visits him. Yang. Look, I don't know when you last saw Fajar, but it's fucking nuts. You can't go in. Not today. There's no freaking way. Ok. Che distanza. Ok, siamo quasi arrivati. Statua. Allora, durata armi. Non posso. Salute d'alteramento. Tessera magnetica. Una chiave magnetica per accedere alla stanza del santuario. Ok. Porta di una stanza privata. Sembra la stanza privata di qualcuno. Hmm.
Wow. È uno di loro, ragazzi. Uno di quella notte. È quello che mi ha tagliato la gola. Oh, la Madonna! Porca trota. Mamma mia, che combattimento! Ok. Ha dei poteri. Cazzo, è cresciuto nella giungla. Oh merda. Oh! Ragazzi, ha un macete in mano, stiamo attenti. Merda. 9,70. Dai, colpiscilo, perché non va? Ok. Sì.
Minchia, le è piantato la testa. Wow. Trofeo, l'assalto. Ce l'abbiamo fatta. Un andato, ragazzi. Ah, se tornate a casa. Cacchio, comunque non è facile per niente. Ok. Allora, 1970 punti abbiamo. Questo non è male. Ok. Aspetta, qua posso anche... No. Va bene. Ragazzi, direi che per Sifo è tutto. Abbiamo fatto la prima oretta. Siamo un'oretta e 13 addirittura. E tanta roba. Mi piace un botto. E me lo giocherò molto, molto, molto volentieri. Non è un gioco da tutti, secondo me, perché è veramente molto tosto, ragazzi. E detto questo, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio. Sono già le 10, quindi penso che per stasera basti così, visto che comunque devo continuare i Visage, ragazzi, ma cioè, Gloria ancora non è arrivata. No, no, quindi presumo che anche stasera aspetteremo, ragazzi. Vediamo se domani sera riusciamo a organizzare meglio, perché su Visage mi serve un aiutino, sinceramente. Anche perché se metto Visage adesso non so cosa fare in quel gioco. Quindi ragazzi, buonanotte a tutti e alla prossima. Ciao!